75 anni fa, questa nazione assisteva alla definitiva distruzione del ghetto di Vilnius. Così culminava l'annientamento di migliaia di ebrei che era già iniziato 2 anni prima. Come si legge nel libro della Sapienza, il popolo ebreo passò attraverso oltraggi e tormenti. Facciamo memoria di quei tempi e chiediamo al Signore che ci faccia dono del discernimento per scoprire in tempo qualsiasi nuovo germe di quell'atteggiamento pernicioso, di qualsiasi aria che atrofizza il cuore delle generazioni che non l'hanno sperimentato e che potrebbero correre dietro quei canti di sirena.